every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Amici, benvenuti anche oggi a Chiacchiere Caffè. Oggi Chiacchiere Caffè, sono felicissima di dirlo, diventa una sorta di salotto letterario perché ho qui come ospite, e ne sono davvero onorata, un grandissimo intellettuale dei nostri tempi, un grandissimo scrittore. Sto parlando di Piero Sanavio. Benvenuto Piero. Grazie. Sono veramente felicissima di averla qui con noi, perché non capita tutti i giorni, e lo sappiamo, di avere insomma una persona di una levatura culturale, morale come Piero Sanavio. Per chi non lo conoscesse, lo presento: è uno scrittore di fama internazionale, un professore, docente universitario, ha insegnato in moltissime università italiane ma anche nordamericane, giornalista ma anche diplomatico. Insomma, la sua vita è piena di avventure, di aneddoti da raccontare, di cariche importantissime. Oggi spero, in questa oretta che condividiamo con i nostri telespettatori, di riuscire a ripercorrere un po' la vita umana e professionale, diciamo, di Piero Sanavio. Allora Piero, lei è qui a Padova di passaggio, perché è padovano però trasferito poi a Roma, è qui per presentare la sua ultima fatica letteraria, Virtù dell'odio, che voglio subito inquadrare per i nostri amici da casa. Piero Sanavio, Virtù dell'odio, Louis Ferdinand Céline, sì. Quindi un testo dedicato a questo grandissimo autore francese, uno dei più grandi del XX secolo, che adesso lei ci aiuterà un po' a conoscere meglio, edito da Raffaelli Editore, casa editrice di Rimini. Ecco, inquadriamo Virtù dell'odio, questo è il volto che la dice lunga sulla personalità, credo, di Céline, un'espressione molto intensa, vediamo se riesco. È un Céline degli ultimi anni della sua vita, dopo l'esilio danese, dopo i processi, dopo... Andiamo allora un po' con ordine. Virtù dell'odio, intanto Louis Ferdinand Céline, dicevo, uno dei più grandi scrittori contemporanei del XX secolo, francesi, ma insomma che sono diventati insomma famosissimi a livello internazionale. Non lo conosciamo forse quanto meriterebbe qui in Italia, lei ne è il più grande conoscitore, il più grande studioso vivente, insieme al grandissimo poeta statunitense Ezra Pound. Quindi mi piace presentarla anche come davvero il massimo esperto. E ripeto, è un onore avere qui una persona così. Lei è molto gentile, non è che sia il massimo esperto di Céline, sono uno che si è occupato a lungo di Céline. E lei è modesto, però so insomma quando tornai in Europa negli anni, fine anni 60, poco dopo, no, agli inizi degli anni 60, poco dopo l'assassinio di Kennedy, a Parigi un gruppo di persone mi venne a vedere all'UNESCO e chiedermi se potevo aiutarle a fare due volumi su Pound, e mi coinvolsero nella preparazione di un secondo volume di un dittico su Céline, che a quell'epoca era assolutamente un nome assolutamente impronunciabile in Francia, no? Cioè, una damnatio memoriae per l'inaccettabile, ignominioso, è giusto dirlo, ignominioso antisemitismo che aveva segnato il suo comportamento e anche la sua opera. Ecco, questo ha un po' segnato, se vogliamo, come ha detto lei, una damnatio memoriae, sì. Perché Céline, nella sua scrittura, perché l'ha proprio scritto, quindi non ci sono dubbi su questo, in lui emerge questo antisemitismo e questo razzismo. Vediamo un po' di ripercorrere, sì. Insomma, in qualche modo anche di inquadrare questo, sì, suo approccio verso gli ebrei. È assolutamente inseparabile dalla sua opera, è naturalmente non soltanto inaccettabile, è condannabile nella maniera più decisa possibile. Questo secondo volume, al quale io partecipai soltanto come compilatore, non scrissi nulla su questo
si proponeva di far rileggere Céline come scrittore senza negare le sue ignominie, insomma. E il volume andava anche piuttosto bene. In precedenza avevo insegnato un po' di Céline a Brandeis, dove insegnavo, spinto soprattutto da uno dei miei maestri di Harvard, Harry Levin, e da un mio amico, newyorkese, il fondatore della Parthenon Review, Philip Ruff. Ma insomma erano discorsi così, insomma, erano lezioni universitarie, non è? Beh, non sono cose da poco, insomma. Sì, ma erano lezioni universitarie in contesti più vasti di quello saliniano. E fui spinto a scrivere questo libro su Céline da alcuni amici romani. Insomma, non è su tutto Céline, sono alcuni temi di Céline e il suo razzismo, ripeto, condannabile nella maniera più drastica e più irrevocabile possibile, la sua grandezza come scrittore e il contesto, ed era questa la cosa che più mi interessava, il contesto, non per giustificare Céline, ma per metterlo in prospettiva, è il contesto culturale della Francia tra le due guerre, dove il razzismo, l'antisemitismo era moneta corrente, insomma, era moneta corrente sia a destra che a sinistra. Quindi inquadrando a livello, diciamo, sociale, antropologico, esattamente, questo odio, questo antisemitismo che Céline in qualche modo respirava perché faceva parte della cultura sua contemporanea e se ne è fatto in qualche modo portavoce, come si suol dire, senza nessuna remora. Cioè, esattamente. Questo è andando, un po' il tratto caratterizzante di Céline, non era assolutamente un ipocrita, subendo anche le conseguenze. Andando anche al di là dell'antisemitismo corrente. Insomma, era un periodo per la Francia di grande confusione, di perdita di identità. È di quel periodo, se non ricordo male, e le chiedo conferma, il caso Dreyfus? È della fine dell'Ottocento, il caso del capitano Dreyfus, questo ebreo alsaziano, fu accusato falsamente di tradimento, fu degradato, finì all'isola del diavolo e fu soltanto grazie all'intervento del presidente Clemenceau e soprattutto attraverso le polemiche dreyfusarde di Émile Zola, anche lui condannato, dove dovette fuggire dalla Francia e rifugiarsi in Inghilterra per un certo periodo, che Dreyfus che il processo a Dreyfus fu rifatto e la verità fu ristabilita. Erano momenti tremendi, i cattolici integralisti in quel periodo insegnavano, e qui abbiamo la testimonianza di un cattolico, Mauriac, insegnavano ai loro bambini di chiamare Zola il vaso da notte. Insomma, dico, c'era un anti-italianismo, un razzismo generale. Un razzismo dilagante. Assolutamente inaccettabile, che poi si focalizzò soprattutto sull'antisemitismo. L'ebreo era visto come una proiezione del banchiere, era una persona più abile e avida delle altre, più avida naturalmente. Emergeva anche questo tratto. Poi c'era anche questo fatto, c'era stata questa immigrazione di persone israelitiche non dai paesi dell'est dopo la prima guerra mondiale, con la dissoluzione degli imperi centrali, che si convogliavano in Francia anche perché la Francia aveva perso un uomo su tre, mi sembra, cioè aveva perso quattro uomini su cinque durante la prima guerra mondiale, cioè c'era stata una ecatombe, una carneficina, il che spiega anche la presenza di molti italiani. E la Francia, che in teoria e anche in pratica, insomma, è sempre stato il luogo dove sono finiti gli antifascisti italiani, il luogo che accettava i rifugiati. Nel caso degli ebrei, appunto, ci fu questo rovesciamento di tendenza, anche perché gli ebrei, quelli dell'est, erano profondamente diversi avevano parametri culturali completamente diversi da quelli francesi, e nella perdita di identità, perché questo bisogna tener conto, nella perdita di identità che la Francia conosceva in quel periodo,
sembravano un pericolo, sembravano... Tra l'altro una Francia, che è il paese nazionalista per antonomasia, dove è nato il concetto stesso di nazione, esattamente, sicuramente non poteva esattamente non essere un traumatico a livello... La Francia, questo non vuol giustificare nulla, no? Ma la Francia è una nazione da 4-5 secoli, mentre noi siamo una nazione da sì, sì, lo ricordo, insomma, per i nostri amici da casa, insomma, davvero in Francia è nato il concetto stesso di nazione a livello storico, documentato, quindi per i francesi il nazionalismo, lo si sa, possono anche renderci cugini d'oltralpe, a volte antipatici, però decisamente quello che è l'identità nazionale, un valore che in quel periodo storico è stato scosso, è stato sconvolto. Ecco. C'è da aggiungere che il razzismo non è una prerogativa francese, ma basta pensare alle leggi coloniali fatte in Italia già sotto Giolitti per i sudditi eritrei, a ciò che successe dopo il 1936 con le leggi razziali in Italia, alla confusione che c'è stata. Insomma, in Francia a un certo punto abbiamo degli ebrei tedeschi che diffondono la letteratura e i film nazisti, insomma, la confusione era assoluta. Quindi questo per ricostruire e nessuno si rendeva conto, nessuno per si rendesse conto fino in fondo di che cosa c'era dietro Hitler, insomma, di che cosa stava succedendo. È giusto ricordarlo. In Germania, sì. È giusto ricordarlo anche perché, ecco, per andare a comprendere un titolo così, se vogliamo, forte e a tratti dissacrante, come era lo stesso Céline, che è il titolo del suo volume, Virtù dell'odio. Sembra una contraddizione in termini, invece l'odio... Ne parlavamo prima di entrare in trasmissione ed è stata una conversazione piacevolissima. In effetti è un sentimento fortissimo, un sentimento assoluto che dà comunque un'idea di relazione. Cioè l'odio non è indifferenza e qui c'è una bontà, diciamo, di un sentimento che scuote le coscienze, vero, vero, che diventa relazione verso l'altro e quindi non indifferenza. Sì, certo, poi dico, l'odio di Céline permette a Céline di mettere in, cioè di tirar fuori, di dare voce a delle classi sociali, a dei gruppi sociali che fino allora erano apparsi sono sotto apparenze parodistiche, insomma, neanche il proletariato, ma il sotto proletariato. E ha inventato una lingua basata su una tradizione francese, basata sull'argot, basata sui dialetti delle corporazioni, basata sui lessici studenteschi, una lingua che risale, che era già viva fino al Medioevo e che lui stravolge, rifà e reinventa. Quindi ha inventato anche dei neologismi. E reinventa, ed è con questa lingua che lui fa parlare l'odio, la disperazione, l'ignominia, la passione di queste classi che fino allora non avevano avuto voce, insomma. Questa, ecco, è la grandezza di Céline. Sì, aggiungerò un'altra cosa, che insomma noi certamente insomma, condanniamo i contenuti politici di Céline, però se trattiamo Céline dal punto di vista della scrittura, beh, insomma l'arte è al di fuori del bene e del male. L'arte è nel caso di Céline, è proprio il caso di parlare di arte. L'arte è autoreferenziale, insomma, prescinde da giudizi morali, ma certamente, sull'uomo. Esattamente, noi non potremmo, ne parlavamo prima, un secondo fa con la signorina, il nostro apprezzamento delle opere di Picasso non è influenzato dalle sue viltà, dal fatto che abbandonò il suo amico ebreo Jacob, che era stato poi il suo introduttore a Parigi, e che abbandonò nel campo di Avancy, non
nulla toglie alla grandezza al genio nulla di Picasso. Nulla toglie appunto. Questo è un concetto che mi fa piacere condividere con i nostri amici da casa, perché bisogna scindere la grandezza appunto dell'artista e di Céline, non si può non parlare di arte vera come per Picasso, la genialità di Picasso. Ecco, bisogna fare una distinzione tra quello che è il giudizio che può essere condannato, no, nella vita privata o sull'uomo come padre, come compagno, come marito, da quello che è insomma la grandezza infinita del genio dell'arte. Certamente, vorrei dare un altro esempio. C'è uno scrittore che c'è uno scrittore del Settecento che puzza molto di zolfo, ed è il marchese de Sade. Ecco, nome decisamente che, più noto. Beh, se noi lo leggiamo come uno scrittore erotico, è di una noia infinita. Se invece lo leggiamo, come ed è questa l'importanza, se invece leggiamo i suoi discorsi sull'erotismo, sugli accoppiamenti, non alla Pasolini, ma come un discorso sul potere, beh, allora il discorso, la lettura e la comprensione diventa diversa. Appunto, dico, bisogna... Il discorso letterario, il discorso artistico, la valutazione non possono prendere in considerazione dati morali o dati politici. Sono qualcosa che sono completamente estranei alla valutazione dell'opera. Quindi nessun giudizio che non vuol dire, il che non vuol dire che se l'autore è colpevole non debba essere punito. Ma questo, ripetiamo, nulla toglie. Appunto, questo è un altro discorso. Esatto, certamente. La sua scrittura o alle sue certamente opere. Intanto certo, la ringrazio perché lei ci sta davvero snocciolando, insomma, delle chiavi di lettura che non tutti i giorni si possono avere, sta ricostruendo dei percorsi letterari e storici. Beh, in che maniera un po' impressionistica, insomma. Non capita tutti i giorni di avere qui in trasmissione, e sono veramente onorata. Davvero. E, dunque, ripercorriamo un po' anche quella che è la sua vita. Intanto è arrivato qui a Padova con una piccola nota biografica, una stampella, perché è caduto dall'albero. Passiamo dal sacro della letteratura, se vogliamo, al profano della vita reale. Sì, ci racconti Roma un po' questo aneddoto, perché è caduto da quest'albero. A Villa Banfili c'è un grande tronco di 2 metri di diametro buttato per terra, e l'anno scorso c'era il cane di mia figlia che era sopra questo tronco e non riusciva a scendere. Io sono salito sul tronco, ho aiutato il cane a scendere e poi sono scivolato e mi sono incrinato il bacino. Dispiace moltissimo. Anche adesso se viaggio con una stampella, spero non perda molto tempo. Sì, è qui vicino alla sua poltroncina. No, mi faceva piacere raccontare questo aneddoto perché davvero rende conto comunque di una personalità estremamente avventurosa e dinamica, perché ho detto, se è caduto dall'albero vuol dire che giusto qualche giorno fa, qualche periodo fa, si è arrampicato su quest'albero. Non è da tutti osare, insomma. Così. Beh, sono stato stupido io, insomma. No, vabbè, decisamente è stato audace, ma era così, per riportare un po' magari ad aneddoti reali della vita, insomma, di questi giorni. Ascoltarla in quelle che sono le ricostruzioni storiche è veramente musica per le nostre orecchie, per chi ama, insomma, così, un po' la letteratura e la storia. Mi sottolineava prima, Piero, il suo amore, appunto, la sua passione per gli scrittori maledetti. Beh, questo è un concetto che mi piacerebbe approfondire. No, da un punto di vista letterario, anche diciamo da un punto di vista culturale, uno scrittore maledetto, cioè uno scrittore che sia al di fuori dei canoni, è molto più interessante. Certamente viverci non penso sarebbe interessante, ma ciò che scrive, ciò che dipinge, insomma, essendo fuori dei canoni, ci fa intravedere delle cose di noi, anche delle cose del futuro, perché sembra qualcosa di sciamanico in un artista, che ci permettono di vedere al di là della superficie. Cioè, dico, noi dentro di noi c'è, io penso che c'è più inferno che paradiso, e insomma ci permettono di vedere questo nostro inferno e di capire che cos'è questo inferno, insomma.
Sì, uno scrittore demoniaco, come lei sottolineava prima questo aggettivo, uno scrittore maledetto, forse comunque ha un fascino o risulta più interessante anche no, per il lettore. Queste sono semplificazioni, ma probabilmente senza, appunto, senza Rimbaud non ci sarebbe stata, non ci sarebbe stato un certo tipo di letteratura. Rimbaud stravolge... stravolge tutti i piani, stravolge tutti i punti di riferimento, senza Baudelaire certamente senza Joyce probabilmente non avremmo avuto il coraggio, malgrado il dottor Freud, di capire che cosa c'è nell'animo di una donna, no? sto pensando al famoso ultimo capitolo di Ulisse. Poi ho l'impressione che l'arte precede sempre le scoperte dei professori, precede sempre le scoperte degli scienziati. Ho l'impressione che il discorso sulla relatività sia già incluso nella famosa frase di Mallarmé, un coup de dé n'abolit jamais le hasard, dal quale poi nasce in realtà il futurismo, insomma, dico. Siamo ai fini dell'Ottocento. Ci sono queste capacità percettive perché, come ho detto prima, c'è qualcosa di sciamanico nell'artista. Insomma. E in Céline, appunto, c'era. Beh, in Céline c'è qualcosa di dannato, qualcosa. Sì, c'è questa grandezza, questa grandezza dell'orrido, questo amore dell'orrido, questo spingersi fino al limite della morte e il tornare indietro, questa specie di sfidarla a viso aperto. Se posso, Céline non entra nella morte, si ferma al limite della morte e torna indietro e si ripresenta. È una specie di, se posso usare, se mi permettete questa espressione, è una specie di mistica della masturbazione, no? Dico, arrivo fino in fondo e poi torno indietro. Sembra quasi una partita a scacchi con la morte. Ma insomma è estremamente importante perché ci mostra cosa c'è dentro e come insieme all'odio c'è una disperazione, c'è un contenuto lirico incontestabile e c'è incontestabilmente un amore, perché odio e amore non è che siano molto diversi, insomma, no, dico, l'odio indica un possesso e l'amore puro, insomma, sono l'uno l'opposto dell'altro. Ma, insomma, sono i sentimenti assoluti. Vorrei parlare di letteratura piuttosto che parlare appunto di, in termini generali di sentimenti. Ecco, una. E la letteratura, la scrittura. Devo fare una parentesi, Ferruccio Parazzoli in un libro recente distingue gli scrittori tra sciamani, scrittori di divertimento e scrittori ideologizzati che muoiono rapidamente. Lui fa il caso di Vittorini, insomma. Gli scrittori sciamani, ai quali certamente appartiene Céline, ci porta, l'ho già detto, all'interno di noi stessi e arriva alla lirica, allo stupore di fronte alla natura, di fronte alle cose, attraverso l'odio dell'uomo. Non è una cosa nuova. Il reverendo Jonathan Swift, nel Settecento francese, questo grande prelato, che era l'autore dei Viaggi di Gulliver, che era anti-uomo, anti-chiesa, anti-tutto, anti-se stesso. Un nichilista ai massimi livelli, forse. Ci propone però un'utopia che è un'utopia negativa, ma è un'utopia, cioè l'utopia di un mondo dove le passioni non possono condizionare l'esistenza umana. Decisamente un'utopia, Piero. Siamo in chiusura della nostra prima parte, purtroppo interrompo solo momentaneamente perché per fortuna lei sarà qui, dopo ripartirà per Roma, sono il pomeriggio, sarà qui ancora nella seconda parte del programma. Amici, siamo in compagnia di un grandissimo intellettuale,
Mi raccomando, state incollati al televisore, vi aspetto fra pochissimi minuti ancora in compagnia di Piero Sanavio. A tra poco. Rieccoci amici, tornati in studio a Chiacchiere e Caffè, siamo sempre in compagnia del grandissimo intellettuale e scrittore Piero Sanavio, di passaggio a Padova, anche se lui, lo ricordo, è padovano di nascita, romano d'adozione, di passaggio qui dalle nostre parti per presentare la sua ultima fatica, Virtù dell'odio, un volume dedicato al grandissimo scrittore intellettuale francese, uno dei più grandi del XX secolo, Louis Ferdinand Céline. Ho riassunto giustamente, Piero, sì, certo, il tutto. Certo. Allora, stavamo parlando con Piero appunto di questo grande scrittore, molto contraddittorio, perché il suo contributo intellettuale è segnato anche dal suo antisemitismo, da un nichilismo di fondo che in qualche modo forse può averlo portato anche a piccole forme di autodistruzione, se vogliamo, di autolesionismo. Ecco, diciamo, mi riferisco a livello perlomeno intellettuale, non è stato forse sempre compreso, ma grazie a chiavi di lettura, agli studi di Piero Sanavio, che ne è uno dei più grandi conoscitori intellettuali contemporanei, Céline viene sicuramente considerato comunque un grande artista, si sta parlando di arte, un'arte comunque segnata da un'infanzia difficile, mi faceva piacere ricordarlo insieme a Piero Sanavio. Il Céline bambino è stato così una persona che ha sofferto moltissimo di un'infanzia insomma difficile, ha subito delle percosse da parte del padre e ha subito l'indifferenza di una madre molto debole, un po' assente nella sua educazione, e solo la nonna è stata così una figura che gli ha dato molto, la nonna che appunto si chiamava Céline, perché questo è uno pseudonimo, lui ha scelto di chiamarsi come questa nonna che così è stata un po' un balsamo per le sue pene dell'infanzia. Piero, ricuciamo un po', ripercorriamo un po' appunto questa figura, sì. Volevamo fare questo inciso rispetto a questo grande scrittore, quindi ripasso di nuovo a lei la parola. Sì, certo, lui ha avuto un'infanzia che, vero o falsa che fosse, insomma, non è stata facile, ma insomma, ciò che è importante nell'infanzia non è tanto ciò che succede, ma come noi percepiamo ciò che ci succede. C'era questo rapporto difficile con la madre, difficile anche nel senso perché nel rapporto tra Céline e la madre c'era questa pulsione incestuosa mai realizzata e per la quale provava vergogna e della quale troviamo nel testo evidenti indicazioni. Insomma, queste descrizioni della nudità della madre, della mancanza di pudore della madre che aveva un'affezione reumatica e zoppicava un po', insomma, e ritornano questa insistenza su questa infermità come fosse un segreto tra lui e sua madre, dice, a me solo mi ha mostrato la gamba, eccetera, eccetera. Ma insomma ciò che importa non è, come dicevo, ciò che succede, ma come le cose vengono percepite. C'è un e molte storie che poi racconterà Céline in questi romanzi che per ragioni in parte anche pubblicitarie lui voleva far credere che fossero autobiografici, mentre in realtà solo parzialmente lo erano. E questo qui investe un po' il problema dell'autobiografismo e vorrei raccontare una storia, vorrei raccontare una storia che racconta Henry James, ed è di un pittore il quale dipingeva racconti, illustrava racconti della nobiltà inglese, no? Con questi personaggi, questi lord, queste baronesse, eccetera, eccetera. E a un certo punto gli si presenta una coppia, dicono noi siamo due veri aristocratici, in miseria, perché non usa noi come modelli ciò che il pittore fa, e improvvisamente si accorge, dopo averli dipinti, che non hanno nulla di aristocratico, che anzi sembrano della gente della strada, dei poveracci, dei mendicanti. Perché? Perché la trasfigurazione artistica non ha niente a che fare col reale. La trasfigurazione artistica è un'altra cosa, l'arte è un linguaggio, e infatti diceva giustamente James
che è l'arte che fa il vero, certamente nel campo dell'arte, insomma, non nel campo della vita pratica. Ecco, volevo certo, raccontare questo. Volevo indicazioni e chiavi di lettura sulla vita. Volevo raccontare questo episodio che mi sembra molto significativo, anche perché insomma, molti racconti, molti romanzi che accompagnano al giorno d'oggi sono più o meno dei racconti biografici. Ora, come diceva un grande scrittore francese, ahimè anche lui di destra, dice non basta dire je souffre, donc je suis, soffro, quindi sono. L'arte è un'altra cosa. Fantastico. Sto ripercorrendo insomma un po' di miei ricordi anche così dell'università letterari, che non è sempre possibile, a volte ci dimentichiamo di così riaprire i libri, quindi invito anche i nostri amici da casa magari a, così la sera, fare un po' di ginnastica per il cervello e per lo spirito, come stiamo facendo tutti noi oggi avendo qui Piero Sanavio. Allora Piero, abbiamo così ripercorso un po' questa figura contraddittoria per molti aspetti, ma decisamente affascinante, del grande scrittore Céline, senz'altro affascinante, quindi invito anche tutti i nostri amici un po' a riscoprirlo, a cercare nelle librerie dei testi. Ci sono delle buone traduzioni. Ecco, il più famoso, popolare libro. È il viaggio alla fine della notte. Ecco, Viaggio alla fine della notte, quindi se volete andare nelle librerie e scoprire un po' il pensiero di Céline. Ci sono delle traduzioni recenti anche piuttosto buone, ce n'è una di Guglielmi, poi Il Ponte di Londra. Io di sicuro non me lo perdo perché denunciavo la mia ignoranza oggi. Morte a credito. Sono state fatte delle traduzioni italiane piuttosto buone, anche recentemente. La prima fu fatta da Dall'Oglio negli anni 35, molto censurata perché il linguaggio è particolarmente violento, molto censurata. Quella allora può essere molto interessante. Ma insomma, dico, era già qualcosa. Insomma. Bene, quindi invitiamo tutti i nostri amici a correre in libreria. Il mitico Dall'Oglio, questo mi sarebbe piaciuto conoscere questo signore, il quale pubblicò delle cose straordinarie pubblicò Manhattan Transfer, che si chiamava New York, allora di Dos Passos. Delle cose straordinarie, Furtwängler ha pubblicato. Lei è stato anche in contatto ed è uno dei massimi esperti internazionali del poeta statunitense Ezra Pound, che so che andava a trovarlo in manicomio a Pound, Washington. Sì, andavo a trovarlo quando era in manicomio a Washington. Io studiavo su a Cambridge, a Harvard, e andavo giù in automobile con una Ford 1951-50. Che mi ero comprata lavando piatti nello scantinato. Adesso entriamo nel merito della sua di biografia, non solo di Céline. Di un club studentesco e andavo a trovarlo in manicomio, insomma, ed era... Ma riusciva a parlare con lui? Cosa vi dicevate? Sì, insomma, la prima volta fu molto aggressivo. Mi aiutò a ottenere il permesso, il fatto che fossi fellow della Fondazione Rockefeller, cosa che fui per 2 anni. Insomma. Uh-huh. E quindi insomma, mi dava uno status accademico, ma in certo senso anche un po' politico, che mi permetteva di fare certe cose. Infatti il permesso lo ero immediatamente. E perché non era facile, insomma, era in manicomio criminale. La prima volta fu molto aggressivo, mi chiese addirittura se conoscevo Valerio. Io pensavo parlasse di Diego Valerio, dico sì. Diego Valerio sì, lo conosco molto bene, cosa fa? Ma dico, insegna sempre. E sghignazzò, pensando che lo prendesse in giro. Lui pensava invece a Valerio, il ragioniere Audigio che aveva ammazzato Mussolini, insomma, quindi in principio ci fu questa aggressività da parte sua, e pensava che lo prendesse in giro. Poi insomma le cose si misero bene, sempre quella stessa giornata c'era anche sua moglie lì, e quando ci lasciammo mi disse va bene, dice testa romana, dice allora ci vediamo domani e senza maschera.
non so se la maschera fosse quella sua, pensasse quella che avevo io. Allora ringrazio Piero perché ci sta veramente aprendo delle finestre. E poi insomma dico, fu di una affettuosità straordinaria, perché quando io tornai su a Cambridge, a Harvard, trovai una lettera sua con una lista di indirizzi e di persone che dovevo vedere, la crema degli intellettuali americani ai quali aveva spedito lettere, cose che io non gli avevo chiesto, ma lui aveva questa straordinaria generosità, no? Quindi era riuscito a creare un rapporto con Ezra. Ma lo faceva con tutti, se si accorgeva che uno, insomma, che uno certe cose interessavano sul serio. E lei era decisamente interessato e ha dedicato anni di studi. Ed è così, insomma, che io conobbi Penn Warren, Robert Lowell, Céline ed Ezra Pound, il traduttore Fitzgerald, sì, ne ha conosciuto. Empson. Ma d'altra parte, anche quando andai in Spagna da ragazzino... No, ma infatti volevo fare un passo indietro, Piero, perché purtroppo non voglio arrivare alla fine della puntata che non ho non ho ripercorso. Allora, lei ha studiato a Venezia, Londra, Parigi e Harvard. È nato a Padova. Sì. Ok. È cresciuto anche a Padova per poi trasferirsi a Roma. A che età? Sì, io sono andato a Roma molto tardi in realtà. Quindi sono già adulto. Sono andato a Roma tornando dalla Francia e dagli Stati Uniti. Insomma, io, il mio primo viaggio a Roma è stato venivo da Londra, dove era stata, e andai a Roma a un seminario di letteratura americana a Palazzo Antigi Mattei. E poi ritornai a Venezia dove avevo studiato. Quindi da Padova in realtà è diventato cittadino del mondo, ha girato in tantissime città. E poi città, appunto mi sistemai a Roma dopo, quando tornai dagli Stati Uniti, dalla Francia, anzi dopo gli Stati Uniti. Per quello Ezra Pound l'ha chiamato testa romana, alla fine Roma è diventata un po'... Diciamo per ragioni così pratiche, perché... Allora scrivevo per il mondo di Arrigo Benedetti. Ha scritto per il mondo, per il Globo, è stato corrispondente dell'Herald Tribune. Sì, scriveva per l'Herald Tribune da Parigi e poi anche dall'Italia. E siccome viaggiavo soprattutto in Medio Oriente, era più facile ottenere un visto essendo a Roma. Roma che li non, apriva molto. Stando a Milano, che dove perdevo una giornata per andare all'ambasciata. Quindi, però insomma ci piace ricordare che lei è un padovano, quindi, doc. Sì, sono. E tra l'altro nel 2004 è stato insignito del sigillo della città per meriti culturali. Sigillo, e quindi Padova, per fortuna, le ha riconosciuto i meriti. Poi la Camera di Commercio mi dette anche una medaglia d'oro un paio d'anni fa. Poteva portarsela, Piero, poteva venire con la medaglia d'oro. Sono meriti acquisiti sul campo. Dico, quando io lasciai l'UNESCO, l'ambasciatore... Perché ricordo per i nostri amici da casa, perché la sua biografia meriterebbe almeno 3 puntate, è stato anche un diplomatico per l'UNESCO. Quando lasciai l'UNESCO, l'ambasciatore, il nostro ambasciatore, voleva darmi la commenda e dico, guardi, la ringrazio, ma non conosco nessun mio coetaneo con quale sono stato a scuola che se gli dicessi che ho la commenda non mi prenderebbe in giro, quindi... Vabbè, ma insomma, ma lei non si preoccuperà, un uomo come lei, dei giudizi degli altri, quindi no? Dico... Poi ama pure gli scrittori maledetti. Io dico, la ringrazio, ma insomma, la lasciamo perdere. Insomma. Quindi nessuna commenda. Però i riconoscimenti, so che lei è molto così umile, una persona modesta, non ama essere... ricoperto di complimenti, di attenzioni, però credo insomma che non accettare. Non penso di essere umile, forse sono arrogante, non lo so, perché mi sembrano inutili queste cose. Insomma, è vero, c'è una chiave di lettura allora diversa che non avevo considerato. Dico, forse è una forma di arroganza, forse è una forma contorta di narcisismo. Deve subire queste premiazioni, questi riconoscimenti, intanto lei continua a dare i suoi contributi intellettuali. Io vorrei dire qui una cosa, che probabilmente, se mio padre era antifascista, come antifascista fu emarginato, e l'emarginazione in qualche senso diventò per me una virtù. Beh, in qualche modo, come cioè, dice, essere un sei outsider. Emarginato, quindi forse hai ragione, forse ciò che fai hai ragione, altrimenti è un discorso sbagliato, è un discorso perché... No, ma è un discorso che ha un profondo significato. Ma è un discorso che
insomma, è qualcosa che ho assorbito da bambino. A volte i grandi sono stati lasciati soli o comunque... Sì, ma dico, ma è un discorso sbagliato dire che, che l'emarginazione è indice di virtù o delle ragioni, ma è una meccanica emotiva che insomma ritrovo ancora dentro di me, insomma, della quale forse mi dovrei liberare. Ma, si ormai, sente un po' un solitario. Ormai alla mia età, insomma, ti capito. Ma insomma, nella sua solitudine è riuscito a creare davvero dei percorsi intellettuali e culturali. Non lo so, insomma, erano anni diversi, io ero curioso, era difficile. La sua curiosità l'ha spinta a fare anche l'antropologo sul campo, quindi sì, non semplicemente studioso dietro la scrivania, è stato per anni ai Caraibi, se non sbaglio. Sì, guardi, il problema era questo, che io cominciai come anglista e comparatista. E quando andai a Harvard mi accorsi che questo non bastava per capire le cose. Bisogna viverle nella realtà. E quindi mi avvicinai all'antropologia e quando andai per una fondazione americana nei Caraibi a creare un istituto con altre persone, certamente. L'Istituto del Caribe. Sì, ebbi la fortuna di conoscere due persone straordinarie. Uno era René Vellec, che poi mi trascinò a Yale ed era uno degli animatori del cosiddetto gruppo linguistico di Vienna, e l'altro era un antropologo francese, Roger Bastide, che poi quando andai all'UNESCO mi portavo sempre con me in Africa, perché era, beh, insomma, era una persona straordinaria. E ebbi questa grande fortuna, ebbi queste due persone, soprattutto Bastide poi nel campo dell'antropologia, a farmi capire molte cose e a introdurmi all'antropologia non soltanto insomma, sui testi, ma sul campo e lavorare. Come viveva nei Caraibi, Piero? Beh, nei Caraibi vivevo molto bene, perché... male non si stava, magari. C'era un clima non sempre ottimo, perché l'umidità era tremenda, ma insomma, dico, quando uno non lavorava poteva andare a pesca o poteva andare in barca, insomma, quindi forse è stato... Ci informa che ama la pesca, ama la barca, ama la natura. È stato forse il periodo più divertente della mia vita. Quanto è stato ai Caraibi? È stato 3 anni e mezzo, anche se ho avuto dei problemi, insomma, c'è stato un tentativo di uccidermi nei Caraibi, insomma. Cioè hanno tentato di assassinarlo? Sì, ma insomma, sì, ne porto ancora i segni qui, insomma. Si intravede, insomma, una cicatrice. Ma insomma, siamo aperti. Ma era una persona locale, un autoctono? No, è stato un gruppo. È stato un gruppo addirittura. Ma, insomma, e stavo andando al cinema, ero andato a salutare un mio amico pittore che tornava negli Stati Uniti, John St. John, e quando sono sceso sono stato aggredito. Ma insomma, sono, ma è stata un'aggressione casuale oppure un gruppo che proprio voleva colpire lei, no, per curiosità? Ma questa è una cosa un po' complicata. Allora non entro nel merito, era una curiosità puramente da giornalista. Nei Caraibi, a un certo punto, oltre al lavoro ufficiale che facevo, mi fui coinvolto da un paio di senatori, amici miei, che avevo conosciuto lì, ad aiutarli a dare una mano a convincere soprattutto i contadini ad accettare, a votare in favore di una legge per la socializzazione dei servizi medici, perché i contadini pensavano che se il medico non lo pago io non viene più a curarmi. E probabilmente ci fu una grossa opposizione da parte di certi gruppi a queste attività, insomma. Non vorrei pensare che sto esagerando il mio ruolo, insomma. Andavo, no, però si è veramente calato nella dimensione locale. Andavo lì a fare delle chiacchierate, a fare dei piccoli comizi, insomma, c'è ancora qualche volantino di questi comizi. Insomma, e crearono un sacco di problemi, insomma, quindi è probabile che sia stato, però questo non lo so, insomma, è successo, appunto. Comunque ha decisamente vissuto questa realtà anche. Dico, malgrado questo, insomma, fu un periodo abbastanza divertente, insomma. Immagino, sicuramente avventuroso. Lei non mi sembra un uomo che ama, insomma, non vivere intensamente, perché tra l'altro dopo così la giovinezza a Padova, gli studi a Venezia, Londra, Parigi, Harvard, appunto
c'è stato questo bellissimo periodo anche negli Stati Uniti, dove so che ha fatto moltissimi lavori, tra cui anche il lavapiatti, ha venduto aspirapolveri, se non ricordo male, sì, ha fatto il tassista. Ho sempre fatto queste cose. Ha una biografia veramente intensa. Perché vendetti aspirapolveri per cambiare l'automobile. Perché non si può, insomma, negli Stati Uniti, in questo grande paese, non avere un'automobile. Perché l'automobile era vecchia, questa Ford del 50-51, non mi ricordo. Quella con cui poi andava a trovare Ezra Pound, abbiamo ricostruito. Sì, fece il giro degli Stati Uniti, che a un certo punto stava morendo, voleva comprare un'automobile nuova, con il cambio automatico, e quindi... durante le vacanze di Pasqua c'era questa organizzazione che cercava venditori di aspirapolveri, c'erano anche tre giorni di insegnamento come si vendeva aspirapolveri, erano gli aspirapolveri Kirby, che 4-5 anni fa due ragazze vennero a vendermi a Roma. Insomma, quindi lei insegnava all'università o comunque stava facendo? No, io già insegnavo all'università in questo periodo. Ecco, insomma, in più faceva il venditore? Durante il periodo delle vacanze di Pasqua, cioè durante le vacanze di primavera, durante questi 30 giorni, 25 giorni, ho venduto degli aspirapolveri e insomma ho fatto abbastanza soldi per... dare le due prime rate di una Plymouth. La Ford la comperai lavando piatti nel coso. Ecco, allora ci sono tantissime attività. Erano anni molto belli, insomma, quando andai nello Yucatan, ho fatto la guida turistica in Messico. Sì, perché andai nello Yucatan. Nello Yucatan in un'epoca in cui non c'erano aerei in Yucatan, si arrivava in aereo a Città del Messico, si prendeva il treno fino a Coatzacoalcos, si prendeva l'autobus fino a Mérida, e a Mérida c'era un altro autobus che portava a Campeche, e da Campeche si partiva col mulo. Nello Yucatan, meraviglioso. Si partiva col mulo e mi trovai a un certo punto senza soldi e aspettavo una rimessa da Cambridge, perché avevo lavorato per l'MIT, avevo fatto un lavoro per l'MIT che era a Cambridge, ancora i soldi non erano arrivati e quindi mi sono messo a fare la guida, insomma. Guida turistica, anche questo, oltre al bracciante agricolo in Inghilterra. Non era un problema? Sì, non era male. Non si è mai tirato indietro di fronte a nessuna esperienza? No, insomma, era più divertente, insomma. Si è decisamente divertito. Pensavo che uno doveva fare le cose per conto suo. Comunque è un intellettuale atipico, me lo lasci dire, perché non insomma... Non so se sono atipico. Io penso che non era atipico nella mia generazione, insomma, non... E poi c'era questo, che insegnando avevo sempre avuto il senso di un senso di insoddisfazione, perché mi domandavo se insegnavo, se non insegnavo per sottrarmi al confronto con la realtà. Se insegnavo per non vivere all'interno di un mondo protetto. Insomma. Ma è questo che intendevo dire per intellettuale atipico, perché l'intellettuale in genere a volte rifugge. Ho sempre avuto appunto questa pulsione ad andare fuori, a rischiare. Prova ne è anche la sua recente caduta dall'albero, per ritornare ai giorni nostri. Quella fu una stupidaggine, perché la mia età... Però è un uomo che rischia sempre. Alla mia età non si dovrebbero fare certe cose. Lei non si nasconde dietro i libri, a volte un po' polverosi. La vita va vissuta il libro è importante, Porco Cane, certamente che è importante la ricerca. Infatti ho questo dualismo, cioè c'è questa passione per la ricerca e questo timore di sottrarmi al reale. Beh, ma il dualismo ho sempre pensato che arricchisca, che renda più affascinanti. Non lo so, come non dice lo so. Lei rispetto ai suoi poeti e scrittori maledetti,
insomma, non voglio darle dell'intellettuale maledetto, ma forse le farebbe quasi piacere, mi dica la verità. No, non sono maledetto, no. Non è maledetto, però decisamente. Non sono più gli anni, ma insomma, dico, erano anni, sono stati anni epici che noi ormai non conosciamo più. Il fatto che la scrittura creativa esca dalle scuole, no? E io ho l'impressione che ne diminuisca il valore. Probabilmente, ho l'impressione sì. che ne diminuisca il valore, perché scrivere non è una cosa che si impara a scuola, è una cosa che si impara facendola. Vede, anche molto faticosa, ci cioè comporta davvero. Beh, è un discorso solitario, no? Esatto. Non è, il cinema è un... La produzione cinematografica è un lavoro industriale, quindi è una cosa che si fa in compagnia, è un lavoro d'equipe con tutti i vantaggi, gli svantaggi anche, ma soprattutto con tutti i vantaggi e con le complicità che c'è un lavoro d'equipe, il che è molto bello. E scrivere invece è un discorso assolutamente isolato. Quindi lo scrittore resta un solitario che però riesce a creare delle cose meravigliose. Inevitabilmente. Ma siamo purtroppo, Piero, arrivati alla fine. Sono tristissima. Vabbè. Perché io ho il beneficio, amici, so che mi invidierete, che potrò continuare la mia chiacchierata con Piero. Abbiamo parlato moltissimo. Dietro le quinte. La ringrazio. No, spero davvero che le abbia fatto piacere fare questa... Sì, la ringrazio per questa lunga conversazione. Bene, sono veramente felicissima. Ricordo per i nostri amici, prima della chiusura, che lei ha un appuntamento importante alla Columbia University, perché non si ferma mai. Sì, terrà delle lezioni. Se tutto va bene, insomma. Se tutto va bene. Alla fine dell'anno prossimo. Insomma. Come dicevo, un noto personaggio, alla fine dell'anno prossimo sarà la Columbia University. Sì. Se capita da queste parti, Piero, visto che è padovano d'origine, io l'aspetto sempre, perché... Lei è molto gentile. È veramente stato piacevolissimo per me, spero anche per i nostri amici. Un po' di ginnastica della mente e dello spirito non guasta mai. La saluto, la ringrazio ancora tantissimo. Ringrazio anche gli spettatori. Amici, grazie di essere stati con noi. Vi aspetto domani puntualissime alle 11 con Chiacchiere e Caffè per altri ospiti e altri caffè da bere insieme. Ciao, a domani. We get it almost every night when they're moving.